Buongiorno a tutti, sono Flavio De Fazio di Trust Design, Product Specialist di Laser World per Audio Effetti. In questo video andremo ad analizzare e scoprire più da vicino i modelli TARM proposti da Laser World. Prima di iniziare mi vorrei soffermare un secondo su una domanda che ci viene posta molte volte da chi è interessato ad acquistare apparecchiature laser, ovvero: devo avere un patentino o fare dei corsi specifici? La risposta è no. Per questo vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata a questo video cliccando qui sopra, che ho realizzato sulla serie CS, dove troverete una parte iniziale dedicata alle normative e il corretto utilizzo dei laser per la normativa italiana, che sicuramente risponderà a questa domanda più approfonditamente. Fatta questa piccola intro, passiamo adesso a parlare dei laser professionali della serie TARM proposta da Laser World. La serie TARM è studiata per applicazioni appunto professionali ed è realizzata in Germania con componenti super affidabili e di alta qualità. Ogni laser della serie TARM monta al suo interno l'hardware specifico per il controllo tramite PC e cavo ITA, ShowNet di Laser World. In alternativa però, chi utilizza già sistemi, software Pangolin, c'è la possibilità di richiedere la modifica con l'hardware FB4 di Pangolin per il controllo ILDA. La serie TARM di Laser World ovviamente ha la possibilità anche di essere controllata tramite DMX, LAN, ARTnet in modalità standalone e la possibilità di impostare i nostri laser con priorità Master e Slave. La serie TARM si distingue anche per la proposta TARM Outdoor IP65 con laser specifici da esterno, ad installazioni principalmente progettata per lavori di lunga durata o di installazioni fisse con tutti gli eventi atmosferici del caso. Con le proposte della serie TARM, ogni laser è indicato per realizzare, oltre che i tipici effetti che si possono vedere nei DJ set, nelle discoteche e nei classici eventi all'aperto, grafiche più complesse e dettagliate grazie alla loro velocità in kpps. Infatti ogni laser ha una velocità di movimento massima di 45 kpps, utile per rendere più nitide anche le immagini con più punti di scansione, con possibilità di richiedere un upgrade fino a 60. Questo upgrade, attenzione, non è disponibile solamente per i modelli TARM 3, TARM 3 Outdoor e TARM 6 Outdoor. Per tutti gli altri laser è disponibile. I laser di questa serie hanno una potenza a seconda del modello che parte da 3 watt fino a 23 watt. Come accade per i laser professionali e semiprofessionali, la potenza dei laser determina la resa finale dello spettacolo e la visibilità a seconda degli ambienti di utilizzo e delle condizioni atmosferiche. Sicuramente un laser più potente garantisce una resa superiore anche con condizioni di luce ambientali più luminose. Andiamo ad osservare più da vicino uno dei laser proposti e vediamo le connessioni e il display. Andiamo ad osservare quindi più da vicino il retro del nostro laser. Abbiamo la connessione TRUCON per l'alimentazione con anche l'uscita, quindi possiamo portare un solo cavo di diretta per poi uscire con dei ponticelli e andare ai nostri altri laser. Abbiamo il monitor LCD molto chiaro, dove possiamo andare a selezionare la modalità in cui vogliamo far andare il nostro laser, quindi in modo automatico, single file, demo mod, master, demo mod. Quindi possiamo impostarlo in master e gli altri in slave, lui partirà in demo mode e lo trasferirà agli altri laser, idem per tutte le altre connessioni, per tutti i file che gli mandiamo, lui sarà il nostro master e gli altri il nostro slave che riceveranno il comando da lui. Possiamo farlo andare in sound to light e possiamo quindi, andando in DMX mode, selezionare il DMX e in LAN cliccando possiamo scegliere se l'IP statico, se il DHCP o se auto IP, e dallo static IP cliccando vedete che possiamo andare a selezionare qua sotto l'IP da inserire per differenziare le nostre macchine: 192.168 e poi le ultime 6 cifre possono essere cambiate a nostro piacimento. Abbiamo poi delle connessioni DMX, quindi, e andando sull'impostazione adatta DMX potremo andare a dirgli qual è il nostro indirizzo DMX di partenza. Cliccando sul DMX andiamo a impostarlo, come vedete. Basta girare la levetta e dare OK. Una volta impostato il DMX possiamo andare quindi a controllare i nostri laser con gli effetti già precaricati oppure creati da noi tramite PC e poi caricati dentro allo ShowNet interno o dentro al sistema FB4 di Pangolin. Abbiamo le connessioni ILDA,
e abbiamo le connessioni ovviamente interlock per la sicurezza. Bisogna sempre montare un pulsante, un fungo di sgancio di sicurezza. In questo caso con la serie Tarma abbiamo la possibilità di montarne uno solo, fare i ponticelli entra esci per il fungo ad altri laser, e quindi con un solo fungo possiamo andare a disattivare tutti i laser in caso di necessità. La chiave di attivazione, all'interno della scatola abbiamo anche, diciamo, il connettore interlock senza pulsante, ma vi consiglio sempre, e come anche dice la legge, di montare sempre un fungo di sicurezza. E poi in ultimo ma non ultimo abbiamo la connessione LAN, che ci dà la possibilità di utilizzare il nostro laser anche montandolo in situazioni più lontane dalla regia, perché la LAN ci dà modo di arrivare molto più lontani col segnale, a differenza dell'ILDA. Prendiamo ora uno dei laser della serie Outdoor e andiamo a vedere le immagini che passano in sovraimpressione per vedere le caratteristiche e le specifiche. Come potete vedere, questi laser sono adatti per rimanere anche sotto l'acqua. Tutte le connessioni sono state studiate per essere protette dall'acqua e anche i componenti interni sono all'interno di una scocca progettata per non fare entrare acqua e per essere protetta da tutte le condizioni atmosferiche avverse. Grazie ai laser professionali della serie Tarm si può sicuramente aumentare il proprio parco macchine e proporre ai clienti eventi, spettacoli di impatto superiori al solo spettacolo luce a cui siamo abituati. Uno spettacolo progettato con l'ausilio anche di macchine laser, infatti, dà un valore aggiunto alle performance nonché allo stupore del pubblico. La serie Tarm proietta in maniera significativa la vostra azienda e la vostra proposta ad un livello professionale ulteriore e vi dà modo di proporre un catalogo più ampio alle richieste dei vostri clienti. Se vuoi avere informazioni su disponibilità e prezzi dei prodotti LaserWorld, non devi fare altro che chiamare subito il nostro reparto commerciale a questo numero, oppure scrivere una mail a ordinitalia@audioeffetti.it. Per avere informazioni tecniche invece scrivi una mail a stream@audioeffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube Audio Effetti Stream. Io sono Flavio De Fazio di Trust Design, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!